Anche in Spagna soffia il vento del populismo. Dall'esploa alle elezioni andaluse di gennaio, i neofranchisti di Vox continuano la loro corsa verso il Parlamento spagnolo. Ed è da Barcellona che, secondo i sondaggi, gli potrebbe assegnare almeno 3 seggi che il partito di estrema destra continua la sua crociata contro gli indipendentisti. Aspiriamo alla dissoluzione dello Stato. Vogliamo la fine del modello autonomista. Vogliamo uno Stato unitario con un Parlamento unico. Abbiamo affrontato i golpisti in modo diretto. Il governo della nazione, il governo Rajoy, aveva permesso 2 referendum illegali. Perciò è normale che la gente veda in Vox l'unica garanzia di unità nazionale. Idee che fanno presa sull'elettorato. Non mi convince il fatto che la Catalogna sia indipendente. O vinciamo noi o vincono loro. Non ci sono vie di mezzo. La destra tradizionale ha fatto propria parte dell'agenda politica di Vox, ma le sue proposte sembrano insufficienti. Il Partito Popolare ci ha deluso tutti e Ciudadanos non sa in che direzione andare, dice questa ragazza. La retorica di Vox contro l'immigrazione, contro le donne, contro le leggi sulla violenza di genere o in favore dell'uso delle armi fa presa sul suo elettorato. Ci sono delle cose che non mi piacciono, ma sono d'accordo col 99% delle cose che dicono. Ma come si spiega un successo simile? Le cause sono diverse. Di fronte a profondi mutamenti provocati dalla globalizzazione economica che la politica non è riuscita ad affrontare, si è generato un disordine che ha spinto le persone a rifugiarsi in risposte identitarie. Rispetto all'ordine del che veniamo, che non parecchia molto stabile, Vox non avrebbe avuto questo successo se non si fosse richiamata all'identità nazionale spagnola, cosa che specularmente hanno fatto anche gli indipendentisti, perché se vuoi l'indipendenza non stai solo dicendo che vuoi creare uno Stato a parte, ma che non ti riconosci nell'identità spagnola, e di fronte a questo la risposta è stata difensiva e aggressiva allo stesso tempo. Che si afferma nell'affanno di reprimir lo che rappresenta il movimento sovranista. Ma le forze indipendentiste catalane non concordano sul fatto che Vox sia un effetto collaterale del movimento per l'indipendenza. È perverso dire che l'indipendentismo, il movimento repubblicano catalano o un'azione profondamente democratica abbia provocato il fascismo. Così come non siamo noi colpevoli del potere che oggi hanno Trump, Bolsonaro, Salvini e Orbán. Abascal di Vox rappresenta questo in Spagna. Dopo la sconfitta subita, il fronte indipendentista frammentato lotta per conquistare uno spazio. La formazione di Junqueras, in prigione in attesa della conclusione del processo, non vuole un governo in cui sia rappresentato Vox, ma non intende neanche rinunciare al referendum. Non saremo noi responsabili dell'entrata dei 3 cavalieri dell'Apocalisse alla Moncloa, però non daremo neanche una cambiale in bianco a Sánchez. La lista dell'ex numero uno della Generalitat, Carles Puigdemont, esclude a priori qualsiasi patto che non includa il tema dell'autodeterminazione. A noi l'estrema destra non ci fa paura, perché la conosciamo già, l'abbiamo vissuta con l'alleanza tra Ciudadanos Popolari e Socialisti Catalani sull'articolo 155 della Costituzione. Per la Catalogna non c'è alcuna differenza tra la destra e un PSOE alleato con Ciudadanos. Il responso alle urne tra meno di 10 giorni.